Il tema d'oggi è la Eucaristia che io vorrei spiegare dentro del contesto della Santa Messa, cioè il sacramento dell'Eucaristia, ma lo vediamo nel contesto della Messa. La Messa, che è la Santa Messa? Oh, possiamo parlare ore e ore sulla Messa, ma io voglio concentrarmi soltanto a quello che è la cosa più importante. La Santa Messa è la rinnovazione incruenta del sacrificio di Cristo sul Calvario, cioè possiamo dire l'azione di Cristo più importante per la nostra redenzione. E questo si rinnova, ma si rinnova e che si fa rinnovandola? Si celebra. Allora, la celebrazione è veramente una cosa interessante. Tutto quello che è il festeggiare, una festa. Pensiamo nella nostra festa di compleanno. Perché lo facciamo? Perché celebriamo il compleanno? Perché il giorno della nostra nascita non vogliamo che sia semplicemente una cosa accaduta in un giorno del passato e già dimenticata. La riportiamo ogni anno al presente e la celebriamo. Quello che noi facciamo con la mente o con una celebrazione capita sacramentalmente nella Santa Messa, cioè questa azione così importante della nostra redenzione, che è il sacrificio del Calvario, non è restata nella storia, viene rinnovata sacramentalmente in ogni Santa Messa. E questa celebrazione è importante vederlo, che non è una cosa pragmatica. Per esempio, tutti questi riti della liturgia, né? Non sono, possiamo dire, movimenti, azioni efficienti. Si va da qua, da là, si sedia, si rivolta, si fanno con le mani, si fanno tante cose, perché tutto questo appartiene a una celebrazione che ha un senso. Nella scienza della liturgia si studiano tutti questi riti anche dal punto di vista storico, come sono accaduti e piano piano sono entrati come rito della Santa Messa. Questa è una cosa importante, celebrazione che è un rito. La seconda cosa importante è che questa celebrazione non è di una persona concreta. Né il Papa né il prete che celebra la prima messa. Tutti sono in questo momento la Chiesa che celebra la Santa Messa. E il prete, sia il Papa, ossia questo che ha ricevuto l'ordine adesso, stanno attuando nella persona di Cristo, nella persona di Cristo che vive presente nei sacramenti, nella Chiesa. Cioè, andare alla messa, anche se il prete è solo o con un acolito soltanto, è un atto pubblico della Chiesa, cioè ufficiale della Chiesa. Soltanto la Chiesa ha il potere di dire questo è il mio corpo o di offrire il sacrificio a Dio. Questo non lo può fare una persona umana. Ma questo è importante quando noi siamo nella Santa Messa, siamo in un momento storico che si rappresenta, che si celebra, e siamo in un'azione pubblica di tutta la Chiesa. Questo è, a mio avviso, una cosa all'inizio molto importante, no? E dopo questo carattere ecclesiologico ci porta anche a una dimensione cosmica della liturgia. Perché? Perché la Chiesa, come già abbiamo imparato, è un edificio con tre piani: la Chiesa che sta qui vivendo come noi, la Chiesa morta che è nel purgatorio e la Chiesa già del cielo. Allora, quando parliamo della Chiesa, parliamo della Chiesa completa, e questo significa in cielo, in purgatorio, sulla terra. Per questo si parla di un carattere cosmico della Santa Messa. Bene, già studiando un po' meglio la struttura della Santa Messa, ha molto a che vedere con la perfezione dell'orazione. Perché? Perché noi abbiamo adorazione, tante orazioni che fanno adorazione a Dio, azione di grazia, l'Eucaristia stessa, azione di chiedere perdono,
e anche di chiedere un favore. E tutti questi elementi di una orazione, che la orazione già completa, è quello che si vede nei testi della Santa Messa. Dal punto di vista della struttura della Santa Messa abbiamo una iniziazione che entrare così pentiti che possibile, per questo cominciamo con questo atto di pentimento. Dopo viene l'ascoltare la parola di Dio, la buona orazione ascolta prima e viene la proclamazione della parola di Dio, leggendo e dopo facendo la predica, ascoltiamo. E dopo siamo noi che reagiamo a questo, a questa comunicazione con l'offertorio. Noi offriamo cose concrete, pane e vino, ma, o soldi quando vengono, ma questi sono simboli della donazione della nostra vita. Ora, significa che una messa ben vissuta è una messa nella quale noi ci identifichiamo con Cristo e nell'offertorio ci offriamo come Lui si è offerto sulla croce. Il momento dell'offertorio è una cosa molto bella. Simbolicamente diamo per esempio un euro e allora non prendiamo il secondo caffè del giorno, per esempio. Offriamo un piccolo sacrificio. Dal punto di vista già più personale, questo lo vediamo come simbolo della donazione della nostra vita. Ebbene, allora, dopo viene già l'elemento centrale che è la consacrazione, dove comincia a farsi l'Eucaristia. E dopo viene già la comunione, il prendere l'Eucaristia. E qui entriamo con il sacramento dell'Eucaristia. Quando nel mezzo della messa, con le parole della consacrazione, interessante, è una narrazione, ma il prete dice: questo è il mio corpo, che me ne frega il corpo del... ma in questo momento è Cristo che ci dà il suo corpo e anche il suo sangue, né? E in questo momento è veramente anche la separazione del corpo e del sangue, come è accaduto anche sulla croce, quando Cristo ha perso tutto il sangue e alla fine usciva sangue e acqua, né? Per questo il momento della consacrazione è forse il più celebrativo, il più importante. E dopo viene già la comunione. La comunione è quando noi riceviamo al Signore. Beh, allora già ci concentriamo nel sacramento dell'Eucaristia come comunione e consacrazione nella Santa Messa. Tommaso d'Aquino diceva che l'Eucaristia è il fine al quale tendono tutti i sacramenti. Possiamo dire il più importante di tutti i sacramenti. Perché? Perché gli altri sacramenti ci danno la grazia. Per esempio il battesimo ci ha dato il perdono dei peccati, la cresima abbiamo visto ci dà la forza, ma nel sacramento dell'Eucaristia ci dà Cristo stesso. Non soltanto la sua grazia, ma Lui stesso. E Lui è veramente reale, è presente nell'Eucaristia con il corpo, con il sangue, né? Il Cristo intero, naturalmente di una forma sacramentale, non simbolica, non è un simbolo di, è realmente Cristo. Questo lo diceva il Signore molto chiaramente quando Lui dice: io sono il vero pane, o chi non mangia il mio corpo, non mangia il mio sangue, non ha la vita in se stesso. E Lui parla sempre di mangiare il corpo e di bere il suo sangue. E questo è veramente la materia del sacramento è questo pane che non è fermentato, non lievitato, ma azzimo. E dopo la forma, che sono le parole della consacrazione. Bene, allora la presenza reale di Cristo va al di là del momento della Santa Messa. Quando il sacramento dell'Eucaristia viene riservato nel tabernacolo, qui ci aspetta Cristo, e Cristo con il suo corpo, sangue, anima, divinità,
con l'umanità e la divinità. E questa è una cosa che molte volte pensando, se guardiamo il tabernacolo, siamo davanti al tabernacolo e vediamo che dentro è il Signore, no? È una cosa che possiamo, ma tu sei pazzo, sì, lui è pazzo d'amore per noi, e vedere che siamo davanti al tabernacolo di un Dio che non soltanto ci vuole bene tutto questo, no? Ma che è pazzo d'amore per fare questa pazzia. Il fondatore dell'Opus Dei metteva sempre questo esempio, no? Diceva: guarda, quando una persona, un marito per esempio, va in viaggio per un tempo lungo, lascia la sua fotografia in casa, addirittura con una dedica veramente piena d'amore, perché lui se ne va ma vuole restare, ma può soltanto restare nella fotografia. Io questo l'ho visto al di là di un viaggio, quando un coniuge muore, no? Come l'altro vuole averlo presente sempre nel soggiorno con una fotografia grande, eccetera, no? Si capisce che una persona che vuole bene, che ci vuole bene e deve andarsene, vuole anche allo stesso tempo restare. Come Cristo è anche Dio, è andato in cielo con l'ascensione, ma è restato nell'Eucaristia realmente, non soltanto in una fotografia, ma realmente. E questo è veramente una cosa che, se non la pensiamo, è molto difficile abituarsi a fare la comunione. E credo che pensarlo questo spesso ci fa bene, perché noi persone umane ci abituiamo a tutto. E può darsi che facciamo con una routine quello che è la cosa più importante. E allora, meditando che quello che realmente capita qua ci fa bene per non abituarsi. Come funziona questo sacramentalmente? La parola chiave è la transubstanziazione, cioè che substanza è naturalmente un concetto filosofico, no? Che è la natura di una cosa, l'essere di una cosa, no? che si guadagna per astrazione. Allora, se noi diciamo l'essere non è il pane, soltanto l'accidente, cioè quello che si vede, che si può toccare, che si può anche gustare, queste sono le accidenti, cose che possono anche cambiare. Ma quello che veramente lo chiamiamo pane, perché è pane, questo pane essere cambia, è la forma della transustanziazione, cioè non è un essere pane, è Cristo, il suo corpo, è il suo sangue con il calice. Bene, il donatore, il ministro di questo sacramento è naturalmente il prete, soltanto perché lui soltanto con il sacramento dell'ordine può attuare in persona Cristo e dire: questo è il mio corpo. Il diacono può dare la comunione, ma non fare l'Eucaristia. Quali sono gli effetti di questo sacramento? Guarda, quando noi mangiamo qualcosa, è questo che mettiamo dentro di noi, con, io non so se questo si chiama metabolismo, come si chiama, diventa noi, cioè una cellula di un maiale diventa cellula di un uomo quando lo ha mangiato, più o meno possiamo dire. Allora, cioè noi, quello che noi mangiamo lo facciamo proprio. Questo sarebbe assurdo di Dio. Allora, l'uomo prende Dio, Dio smette di essere Dio e diventa soltanto uomo. Sarebbe assurdo. Il contrario è logico, ma geniale. Cioè, quando noi facciamo la comunione, ci identifichiamo così intensamente con Cristo che noi ci divinizziamo. Cioè, è come un anticipo del cielo. Nel cielo abbiamo visto che Dio apre la porta della sua intimità, della Trinità, e dice: avanti, e noi entriamo in tutto il essere di Dio, conoscenza, amore, eccetera. Un anticipo di tutto questo, di entrare nel cielo, di entrare nella divinità di Dio, è l'Eucaristia.
su questa terra, per così dire, lasciamo il cielo e la terra e andiamo in cielo. E dopo ritorniamo qua. È un andare al cielo, come per esempio Paolo lo ha detto una volta in una delle sue lettere, ha detto come lui è stato anche preso al cielo. E dice, non c'è nessun occhio che possa vedere questo, nessuna orecchia che possa, nessuna lingua che possa raccontare questo, tutto quello che... O sea, non aveva parole per spiegarlo. E questo capita ogni volta quando noi facciamo la comunione, di una forma sacramentale, naturalmente, no? Allora, è una identificazione con Dio che ci divinizza. E questo, mamma mia... È veramente interessante. Noi cercavamo di fare questo in architettura, per esempio. Tu vai a una chiesa romanica e tu entravi, era tutto molto in buio, perché tu lasciavi la terra, entravi, cambiava il buio. L'entrata era sempre questa, la porta del cielo, né? O vai a una chiesa gotica e cercavano, quando tu entri, gli archi vanno al cielo con le archi così in punta, no? Allora, nell'architettura si cercava anche di dire, tu entri in chiesa e stai lasciando per un attimo il mondo e già entri nel cielo. E questo... lo facciamo di forma sacramentale ancora più fortemente che con la Chiesa, con la comunione, no? Identificarsi con il cuore di Cristo, avere naturalmente la forza di Cristo. Se io mi identifico con Cristo, significa che ho dopo la forza per risolvere tante difficoltà, problemi per il lavoro, per tante cose che vogliamo fare. Abbiamo la forza di Cristo. Il catechismo dice che anche desideriamo la vita eterna. Questo è molto interessante, perché la vita eterna è un po' lontana, no? Sì, ok, ma io in questo momento ho altre cose da fare, e la vita eterna, non so, forse con il Covid si vede un po' vicina, ma è quando non c'è una malattia di questo tipo, è un po' lontana. No, con l'Eucaristia la sto desiderando. Dire, no, io già sto nel cielo, ma purtroppo così poco tempo, allora io vorrei avere questo tutta l'eternità, e un desiderare la vita eterna, no? E anche ci unisce alla Chiesa del Cielo, cioè quando noi abbiamo visto che sono queste tre possiamo piani della stessa Chiesa, siamo con i nostri fratelli, sorelle, anche alcuni della nostra famiglia, uniti nella comunione. Non sono andati via e dimenticati. Nella comunione ci troviamo, no? Anche trovare una persona conosciuta in chiesa quando andiamo alla comunione è sempre una gioia grande, perché la nostra amicizia, la nostra unione è più purificata, è in Cristo, più forte ancora. Bene, allora, un sacramento così grande, così importante, come possiamo riceverlo meglio? Penso che con le disposizioni. Prima le disposizioni dell'anima. Se noi abbiamo un peccato mortale, non possiamo comunicare, perché è l'opposto al Signore, no? Allora andiamo alla confessione. Se abbiamo piccole falte, eccetera, la comunione stessa pulisce tutto, perché quando viene Dio qui non c'è peccato. Allora piccole cose vengono con l'Eucaristia già perdonate, no? Ci dà la grazia santificante al massimo, no? Al massimo. E per questo è interessante, se noi ci domandiamo che è più importante per l'anima, la preparazione o l'azione di grazia. Facciamo un ranking. Io direi che la preparazione. Perché? Perché la preparazione nel senso del sacramento dell'ex opere operantis mi apre più alla grazia che viene comunque, no? Ex opere operato. E dopo, naturalmente, l'azione di grazia è anche molto importante, ma la preparazione è quello che mi apre di più per l'aiuto di Dio. C'è anche una preparazione del corpo. Questo viene il cosiddetto digiuno,
il comandamento del digiuno, che prima io quando ho fatto la prima comunione erano 3 ore, ho sentito che prima di noi era ancora più lungo, adesso un'ora, di non prendere niente tranne acqua. Naturalmente se siamo malati, medicine, per la gente ammalata, vecchia, questo non serve, no? Chiaramente, ma per noi, la gente normale, che... E perché si fa questo? Perché il cibo dell'Eucaristia non è un cibo come un altro. È molto importante dire che ci prepariamo per questo, che non sia come un'altra cosa, per distinguerlo anche veramente, no? Io ho un amico che andava non sempre alla messa, non confessava sempre, e quando noi facevamo un appuntamento, era un collega a Colonia, allora facciamo sempre l'appuntamento in chiesa, in una chiesa vicina alla sua casa. Allora ci vediamo alla messa e dopo andiamo a mangiare. Prima andavamo sempre all'italiano, adesso già mi piace il tedesco, sempre quello che non c'è. Che non c'è. Allora, e lui mi raccontava che questo giorno era per lui molto importante. Prima di andare alla messa faceva la doccia, vabbè, la doccia di questa già approfondita. Dopo prendeva i migliori vestiti che aveva e andava in chiesa, perché prima voleva confessare, confessava e dopo andava alla messa, alla comunione. Era il giorno per lui. E io dico, mamma mia, io non... Ogni giorno non lo faccio come lo fa lui, ma che una persona senta il desiderio, anche corporale, di fare questo, no? Ma si può dire, ah, guarda, forse non è così bello fare la comunione così spesso, perché se tu lo fai ogni tanto ti prepari meglio, ah, una buona osservazione. Un altro amico mio era rappresentante di assicurazione. Significava che lui andava sempre da un cliente all'altro per vendere assicurazioni. E parlando di questo, della messa, della comunione, di ogni giorno, eccetera, uno le diceva questo: guarda, io vado forse domenica e già mi preparo bene, è una cosa bella che io sento come una celebrazione importante, no? Ma se io vado ogni giorno alla messa come te, questo già non significa tanto, no? E quello gli rispose, che va sempre con la sua macchina per fare la vendita, quello era il suo lavoro, no? Dice, guarda, se tu mi prendi la macchina e me la dai soltanto domenica, mi puoi dire, allora tu sarai contento di avere la macchina una volta alla settimana. Cioè, io sarò molto contento alla fine di avere una macchina, ma ho bisogno ogni giorno della macchina. Questo è anche molto interessante, e l'arte sarebbe: ho bisogno ogni giorno della macchina e io non voglio abituarmi alla macchina. Credo che questo è anche corporalmente, no? Corporalmente nel senso di dire, ok, forse non vado con la roba di sport alla messa, no? O se qualcosa è sporca la cambio. Non so, bene. Allora, l'Eucaristia è così importante che la Chiesa non si contenta soltanto con la messa e con la comunione, neanche con lasciare il Signore nel tabernacolo. La Chiesa ha riti, abitudini, espressioni di amore all'Eucaristia di diversi tipi. Per esempio la benedizione e adorazione con il Santissimo, o questo giorno del Corpus Domini, di portarlo per le strade. Sono parecchi di questi atti di venerazione dell'Eucaristia, processioni, adorazioni, che vale la pena, se noi abbiamo la possibilità di essere in una di queste cose. Per esempio qui in parrocchia si fa sempre alla giovedì, prima della messa,
si mette il Signore nell'ostensorio, si adora, si fa adorazione, dopo viene la Santa Messa. Tutto quello che significa al di là della Messa, adorare al Signore, è un simbolo, no, un segno anche che noi non vogliamo abituarci a questa cosa così geniale. E così finiamo un piccolo accenno soltanto di quello che è l'Eucaristia.